Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale, vale uno. Il Movimento 5 Stelle è venuto a esprimere la sua solidarietà ai lavoratori dell'ippodromo di Tor di Valle. Pochi sanno, forse ancora del 12° municipio, che questi signori da più di 11 mesi non ricevono le loro mensilità. Ci sono 50 famiglie che sono in grandissime difficoltà economiche e che non gli è stata data alcuna prospettiva da parte delle istituzioni e della proprietà attuale in merito a un futuro posto di lavoro, una futura ricollocazione. Ma facciamo parlare direttamente loro e chiediamogli appunto la situazione. Come state vivendo adesso? Male, male, queste. Praticamente state andando avanti, chi ha la fortuna di avere il doppio reddito si sta appoggiando il reddito, insomma, del coniuge, oppure state bruciando i risparmi della vita. Bravo. Loro ci hanno la terra, sto Parnassi, che sta facendo? Perché non liquida prima operai e poi dai soldi a loro? Perché loro non ti pavaliano? Ci sono partiti a trupparli. E chi ha il mutuo, appunto, come fa? Il signor Gaetano Papalia c'è partito, perché uno si è preso la società e l'altro si è preso la Saisa, sarebbe andata la Saisa tutta la terra di Tor di Valle. Questo è quello che hanno fatto le destre, che hanno fatto agli italiani, che ci hanno tolto tutti i diritti, pure da parlare. Avete capito? Vedete, come Movimento 5 Stelle noi sosteniamo che i soldi ci sono, basterebbe andare a tagliare gli sprechi della pubblica amministrazione che sono astronomici. Astronomici. Attualmente quasi metà del PIL italiano va interamente assorbito in una pubblica amministrazione inefficiente, una pubblica amministrazione nella quale il cittadino non ha neanche la possibilità di verificare come questi soldi sono spesi, perché non ci sono bilanci trasparenti. E che prospettive vi hanno dato? Qualcuno è venuto da parte della città a dirvi adesso, qualora dovessimo chiudere insomma Tor di Valle, spostarvi altrove, vi daremo una possibilità di lavorare altrove? Perché ma noi ci deve dare i soldi più che la possibilità, certo. I soldi che gli appartengono, il sangue è nostro, non è da lui. Quello è poco ma sicuro. Senza una vita, 200 euro al mese, 100 euro, ma quando lui c'è l'autista e c'è le donne che si va a mangiare 3.000 euro a volta. E voi lavorate da tantissimi anni a Tor di Valle, quindi conoscete anche quantomeno grosso modo la situazione idrogeologica. Secondo voi, grosso modo insomma, dico, secondo voi sarebbe possibile realizzare lì il nuovo stadio oppure no? No, 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 i risorsi l'acqua se li mangiano. Loro quando ci siano due gocce d'acqua, l'acqua, i bagni stanno sotto un metro sottoterra e vengono tutti allagati.